R100, la Hoja 100, il gol di Rabiot e la Juventus espugna il Mapei Stadium e teniamo viva la fiammella, la piccola speranza di accedere alla prossima UEFA Champions League. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video, il post gara ovviamente di Sassuolo Juventus 1-3 e come l'araba fenice è vero dalle proprie ceneri. Ceneri, la Juventus risorge in quelle del Mapei Stadium che fu praticamente decisivo qualche anno fa, allorché toccammo il punto più basso, il fondo di quella che era la seconda gestione con Mister Allegri. Si riparte dal Mapei Stadium in una partita nella quale la Juve è stata pragmatica. Io so che a qualcuno non piacerà questa cosa, qualcuno magari stasera storcerà il naso, qualcuno magari stasera voleva che la Juventus perdesse contro il Sassuolo, così magari avrebbero cacciato Pirlo, invece no, una vittoria di allegriana memoria, mi ha scritto il buon Conte Orlock in chat mentre io facevo la live reaction con Telecronaca. Sono assolutamente d'accordo con lui. D'altro canto, come con una squadra come il Sassuolo che ti viene a prendere alto, che ti pressa alto, che cosa devi fare? Devi fare una buona fase difensiva e poi di ripartenza puoi fare malissimo. È stato il canovaccio di questa partita nella quale la Juventus ha avuto alla fine, credo, un pochissimo possesso palla. Non ho visto i dati ancora della partita, credo che abbiamo avuto il possesso palla più basso praticamente di tutta la stagione. Ecco qua, infatti, abbiamo avuto praticamente il 34,8% di possesso palla. Nonostante questo, abbiamo fatto 15 tiri contro i 19 del Sassuolo, ma abbiamo fatto 7 tiri in porta a fronte dei 3 loro, perché la Juve ha lasciato il possesso palla, ha già lasciato l'iniziativa al Sassuolo. Abbiamo giocato di rimessa, di contropiede, chiamatelo come volete, il classico gioco all'italiana che stasera Pirlo ha rispolverato. Una vittoria di allegriana memoria. Le partite sporche, le partite nelle quali la Juve si mette l'abito della provinciale. Questo praticamente è un mio cavallo di battaglia. Passatemelo, ma stasera la realtà è stata quella. La Juve stasera ha fatto la provinciale alla stregua di un Sassuolo qualsiasi e in contropiede abbiamo fatto malissimo. E allora al minuto numero 28 in ripartenza il sinistro chirurgico di Rabiot e poi al minuto 45 il raddoppio di Cristiano Ronaldo in ripartenza, assist di Rabiot di testa, verticalizzazione Ronaldo a tu per tu manda alle ortiche, non mi ricordo chi era, credo Marlon il difensore, e poi infila consigli. All'inizio ripresa al minuto 59 all'ora di gioco c'è stato il gol di Raspadori, c'è stato il grandissimo salvataggio di Alexandro su quella zingarata di Kirikes e poi 66 ripartenza Dybala che con Ronaldo taglia il traguardo dei 100 gol con la maglia della Juve, 3-1 tutti a casa. Poi abbiamo avuto noi più occasioni per fare il 4-1 che loro di andare ad accorciare nuovamente. Chiaramente, come non citare Super Gigione Buffon, me lo tengo in seconda parte praticamente di questo video, perché Buffon che ieri praticamente annuncia, anticipa che chiuderà di fatto con la Juventus, è chiaramente un nodo in gola, una malinconia mi assale a vedere la strepitosa partita stasera di Buffon che chiaramente ipnotizza Berardi, cancella il calcio di rigore concesso giustamente per il fallo di Bonucci su Raspadori. Chiaramente lì la partita sarebbe potuta cambiare subito, invece ci siamo aggrappati ancora per l'ennesima volta al 43enne Super Gigione Buffon che poi ha fatto un'altra grandissima parata qualche minuto più tardi.
Ma chiaramente, chiaramente ci ha tenuto in piedi, ha fatto sì che che la partita di stasera non prendesse l'abbrivio sbagliato, non prendesse l'inerzia sbagliata, perché pronti via, rigore per loro, sarebbe stata tutta un'altra partita per una Juve chiaramente convalescente, brutta, come ho detto, pragmatica, ma che torna a vincere. E che chiaramente adesso si accosta il prossimo fine settimana a quello che probabilmente sarà il fine settimana decisivo, perché noi sabato giocheremo con l'Inter a Torino allo Stadium e poi domenica ci sarà Fiorentina-Napoli. Guardate un po' gli scherzi del destino e non voglio dire nulla, non voglio dire nulla. Juventus-Inter, Fiorentina-Napoli, che vale chiaramente, valgono due partite che valgono l'accesso alla prossima UEFA Champions League. È partita l'inchiesta anche dell'UEFA. Insomma, nel futuro non v'è chiaramente certezza. Andando sui singoli, non mi è piaciuta per nulla, sinceramente, stasera la partita di Arthur, Rabiot, luci ed ombra. Ho visto un Chiesa che piano piano si sta riprendendo, sta ritornando chiaramente in forma. Molto bene Cristiano, partita importante davvero da parte di Cristiano, che stasera era caricato a pallettoni, molto meglio Dybala, che chiaramente ha segnato questo gol. E quindi, ragazzi, e quindi manco a dirlo, Buffon secondo me è MVP, perché su quella palla, e ci metto poi anche Alexandro che ha fatto quel salvataggio importantissimo, insomma, su quel rigore parato di Super Gigione Buffon poteva essere tutta un'altra partita, e invece due importanti interventi difensivi, Buffon prima, Alexandro nel secondo tempo, hanno dato il là alla vittoria della Juve, alla vittoria chiaramente della speranza in ottica UEFA Champions League. È tutto per quanto concerne il post gara. Vi saluto, domani chiaramente live reaction e poi entreremo in modalità Juventus-Inter, che vale la UEFA Champions League. Loro ci vengono a strappare lo scudetto dalle maglie, noi dovremmo batterli se vogliamo sperare ancora nella UEFA Champions League. E dall'altra parte c'è Fiorentina-Napoli. Ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine. Vamos Juve! Ciao a tutti e a presto!